mi sto abbastanza vicino, sentite. Dunque, io sono convinta che non riusciremo in nessun modo a rendervi la ricchezza e l'emozione del congresso, però in qualche maniera ci stiamo provando. La strada intrapresa da Sinistra Ecologia Libertà è una strada in salita, lo dico subito, ma è quella secondo me e secondo noi giusta. Questa strada noi abbiamo già, l'abbiamo già percorsa, non è una novità, è quella che ci ha portato anche a grandi risultati. Non voglio fare un elenco di tutto quello che siamo riusciti a costruire in questo pochissimo tempo dalla nostra fondazione, perché Vittorio ricordava che era presente al primo congresso e eravamo nel 2010, quindi praticamente questo soggetto politico neonato in questi 3 anni, oltre ad aver eletto 2 volte Vendola alla presidenza, è riuscita a fare delle alleanze vere, ricche, non soltanto delle alleanze elettorali, ma delle alleanze con delle vere piattaforme che hanno portato Pisa a Milano, Zaita a Cagliari, Cristina Tajani all'assessorato al lavoro in comune a Milano, ma hanno portato Silvia Trezzi a diventare sindaca di Cinisello Balsamo, e hanno portato anche in paesi piccoli e complicati come quelli di solito retti dall'Andrangheta, un maestro elementare come Rosario Rocca a diventare sindaco, e la sindaca di Riace, e tante tante altre persone. E questo non per fare un elenco di vittorie elettorali, ma per far capire che quando non si pongono steccati, non si pongono recinti, noi siamo in grado di convincere le persone, di determinare degli spostamenti, di far capire che la nostra è davvero il tentativo di essere una forza di sinistra, una forza ambientalista, ma una forza di governo, anche in tempi duri e bui come quelli che stiamo vivendo. E la prima azione da esponente di assemblea dell'Assemblea Nazionale di SEL è stata eleggere Nichi Vendola presidente, e è stato un buon inizio per me, e sono molto contenta, e non mi aspettavo assolutamente questa possibilità di partecipare all'Assemblea Nazionale. È una cosa di cui ringrazio tutte e tutti. Ringrazio soprattutto gli esponenti dell'Assemblea di SEL provinciale che mi hanno delegata al Congresso Nazionale e mi hanno permesso di partecipare a un momento come questo, che è stato un momento molto bello, molto vero, ma anche un momento di autentico conflitto. Io la uso senza averne paura di questa parola. I conflitti che ci sono stati al congresso di SEL sono stati dei conflitti politici, veri conflitti politici, non conflitti personali, ed è stata questa la cosa veramente, già Vittorio lo sottolineava. Questa cosa che può sembrare come dire una questione marginale, per me che invece mi affaccio a questo mondo dei partiti che per loro statuto stesso rappresentano soltanto una parte, per me è stato molto 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 importante. Lo dico con molta sincerità, ero partita molto preoccupata. Noi siamo andati al congresso in una situazione in cui Renzi ci aveva appena detto partiti piccoli, arrangiatevi. Siamo andati al congresso in una situazione in cui chi cercava di
favorire la candidatura di Tsipras a presidente dell'Europa, diceva pregiudizialmente sì, però non vogliamo partiti, sì, però non vogliamo che nessuno che possa decidere di sedersi in un campo diverso da quello della UE. Per cui siamo partiti preoccupati, sinceramente molto preoccupati. E invece siamo tornati molto stanchi, ma molto soddisfatti. Come dicevo prima, il confronto è stato molto serrato, molto appassionato, e gli interventi hanno parlato davvero alle menti, ma hanno parlato tutti, anche quelli con cui non ero d'accordo, hanno parlato anche ai cuori. Prima di tutto voglio citare l'intervento di un'ospite esterna, Raffaella Bolini. Perché cito lei? Perché intanto perché è dell'ACI, quindi come dire, faccio un po' di propaganda alla mia associazione, ma anche perché lei in maniera molto appassionata ci ha detto che praticamente il conflitto della sinistra è un conflitto che non esiste nella pratica e nell'attività sociale. È questo che praticamente noi a volte dimentichiamo. Queste separazioni, queste lacerazioni nella pratica e nella vita quotidiana si ricompongono nei contenuti e nelle cose che andiamo ad affrontare insieme. Ma ci sono stati tantissimi interventi molto molto interessanti. È stato ovviamente condivisibile l'appassionato comizio di Landini, è stata applauditissima la lettera di Tsipras, ma è stata applaudita anche la lettera di Schulz, perché anche quella era una bella lettera ed una lettera molto aperta, una lettera di grande apertura. E poi ci sono stati, ora non ve li posso nominare tutti perché abbiamo avuto un congresso serratissimo con oltre 72 interventi di iscritti più gli ospiti, quindi non vi dico, dicevo prima che questo congresso ha parlato ai cuori e alle menti, è stato molto più difficile reggerlo coi corpi perché stavamo seduti per ore in una stanza affollatissima e caldissima, con tempi brevissimi per le pause, quindi dal punto di vista dell'ecologia è stato assolutamente poco ecologico, però dicevo, non vi posso nominare tutti quanti gli interventi, alcuni ve li nomino perché veramente secondo me sono stati molto significativi anche per l'esito che poi il congresso ha avuto. È inutile citare i vari interventi di Vendola perché è già stato fatto abbondantemente. Per me è stato interessantissimo e molto importante l'intervento sulla politica internazionale fatto da Giuliana Sgrena, ma anche l'intervento sull'economia di pace fatto da Giulio Marcon e l'intervento della giovane coordinatrice di Messina che ha già citato Vittorio, e quello di Ketty La Torre, e quello di Cecilia D'Elia, e quello bellissimo, permettetemi di dirlo perché anche questo secondo me ha un valore più bello di quello di Landini, quello di Giorgio Airaudo, perché quello di Giorgio Airaudo era un intervento pacato, che non urlato, molto convincente e molto convinto, ugualmente appassionato. E poi ci sono stati gli interventi di Fabio Mussi e quello di Elisabetta Piccolotti, cioè tantissimi interventi veri e molto, molto espliciti. E l'impressione che ho ricevuto io da queste tre giornate è stata che veramente stiamo uscendo finalmente dal lutto e dalla lunga elaborazione di questo lutto dopo l'esito di Italia Bene Comune, una strada che avevamo intrapreso insieme a compagni e compagne che in qualche maniera e unilateralmente l'hanno interrotta per
passare dal progetto di Italia Bene Comune al progetto delle larghe intese che io da subito ho chiamato Italia Male Comune. E a chi ha detto arrangiatevi come Renzi, abbiamo risposto in maniera ferma, decisa, molto appassionata, ma senza essere volgari, come invece spesso capita al nostro giovane, qualcuno lo chiama il giovane Pieraccioni. Abbiamo Grillo, che era un vero comico, e il giovane Renzi, che un comico vero non è. E comunque gli abbiamo risposto in maniera elegante, gli abbiamo risposto se tu ci dici arrangiatevi, noi ti rispondiamo con le stesse parole: arrangiati tu quando avrai bisogno dei nostri voti per avere il premio di coalizione. E questa posizione molto, molto condivisa ha spazzato veramente anche il campo dalla necessità di schierarci e di rompere sull'intervento di Fulvia Bagnoli e di altri, nomino soltanto la prima firmataria, che è stato praticamente superato nel corso della prima mezza giornata di congresso, e che però è anche quello, secondo me, fa parte di uno stile differente, è stato ugualmente votato, è stato ugualmente presentato, ugualmente votato, e è stato ovviamente bocciato a larga maggioranza, ma come dire, sulle alleanze ce l'avamo già assolutamente espressi in maniera unanime. Un'ultima cosa sulla legge elettorale: la risposta è stata molto chiara ed è di lotta fuori, lotta nelle strade, nelle piazze, e lotta anche all'interno del Parlamento. E questo motivo della lotta non è soltanto, è inutile girarci troppo intorno, non è certo soltanto il fatto che Sell e insieme a Sell molti altri sarebbero esclusi dal prossimo Parlamento. Ma è un motivo molto più nobile, se vogliamo, e che da questo Parlamento sarebbero escluse i conti che sono stati fatti con le proiezioni attuali, naturalmente tutto in movimento, sarebbero esclusi 9 milioni di persone, molti altri si escluderebbero probabilmente perché non andrebbero a votare. Quindi il deficit che ha questa legge è un vero deficit di democrazia. Non è soltanto che noi perdiamo i nostri parlamentari, e questo naturalmente ci dispiace, è inutile negarlo, ma è che l'Italia intera perde tutto un pezzo, un enorme pezzo di persone che è già molto distante dalla politica delle istituzioni, e quindi questo è il vero nodo, è il vero problema. Vengola ci ricordava che quando Calamandrei, a cui tutti quanti noi dobbiamo molto, è stato eletto alla Costituente, Calamandrei faceva parte di un partito, il Partito d'Azione, che aveva in tutto 1,5% di voti. Allora che cosa vuol dire? Che non avevamo bisogno delle idee di Calamandrei, che non avevamo bisogno delle idee di chi non riesce ad avere nemmeno la tribuna per parlare, nemmeno per essere ascoltati. Noi abbiamo bisogno, per cambiare modalità e per cambiare approccio e per cambiare veramente l'Italia, l'Europa e speriamo anche il mondo, abbiamo bisogno delle idee di tutti, e abbiamo bisogno ancora di più delle idee che non hanno assolutamente modo di essere rappresentate. E per quanto riguarda l'altro motivo di soddisfazione all'uscita da questo congresso, noi non ci siamo sottratti alla scelta, perché qualcuno ha parlato di ambiguità, qualcuno continua a parlare di ambiguità. Noi non ci siamo sottratti alla scelta. Vendola è venuto con una proposta assolutamente aperta, lui probabilmente
come molti della direzione uscente, era più convinto che quella che l'alleanza con Schulz fosse più praticabile. Ma praticamente, e questo è il bello e della differenza che ha fatto il congresso, Vendola si è presentato tranquillamente al congresso, alla fine del congresso, dicendoci: io ho ceduto sovranità, avete scelto voi, e noi abbiamo scelto. Noi abbiamo scelto, non abbiamo scelto all'unanimità, noi abbiamo scelto, è stato già detto prima da Vittorio, con 382 voti a favore dell'ordine del giorno sull'Europa presentato dalla Commissione politica. Ci sono stati voti contrari, non tantissimi, sinceramente ce l'ho segnato, se voi volete sapere il numero preciso, non, sì, poco più di 60, ma con molti astenuti. Che cosa vuol dire che questi astenuti? Questi astenuti probabilmente, e ce ne facciamo tutti quanti carico, sono persone che non hanno saputo tra le due opzioni esprimersi subito. Ma è evidente che questo, che a qualcuno può sembrare un disvalore, l'ambiguità, avete avuto tutti questi astenuti, per me che da moltissimi anni, molti di voi mi conoscono, pratico la politica di costruzione di ponti e mi piace stare sui ponti, mi piace attraversare le frontiere, mi piace attraversare i conflitti, mi piace attraversare i confini. Per me il fatto di stare in questa terra di mezzo è veramente un grosso valore, è un enorme valore aggiunto. È un valore che significa: io non mi voglio confinare in un recinto, io sono convinta di essere in grado con le mie idee di convincere anche altri che stanno in altri luoghi. Qui non si tratta di rimanere ognuno nel suo piccolo recinto, ma di attraversarle queste frontiere e questi confini che tutti quanti abbiamo, per cercare di andare oltre, per cercare di andare altrove. E quindi che cosa abbiamo fatto? La nostra scelta è stata un investimento di futuro. Noi abbiamo scelto tra due Europe, non abbiamo scelto, non abbiamo fatto un referendum tra Schulz e Tsipras, noi abbiamo scelto tra l'Europa diciamo del nord e l'Europa che sentiamo, almeno io sento più vicina a me, l'Europa del Mediterraneo. Abbiamo scelto il luogo dove questa Europa ha iniziato il suo cammino, abbiamo scelto la Grecia, ma non perché abbiamo scelto Tsipras, ma perché abbiamo scelto di stare da quella parte delle persone che questa crisi economica ha indebolito e che l'Europa ha continuato a tartassare invece che sostenere. Quindi non c'è stato un referendum, c'è stata una scelta di una proposta politica. E quando noi scegliamo il Mediterraneo, e scegliamo non soltanto la sponda del Mediterraneo in cui ci troviamo noi, contemporaneamente stiamo scegliendo un'Europa allargata a tutto il Nord Africa, allargata alle speranze di quei giovani, di quelle donne che si mettono in cammino, che si mettono sulle navi e vengono da noi e vengono a cercare quell'Europa nella quale loro continuano a vedere una speranza. Guardate, noi l'Europa ce l'abbiamo e la guardiamo così. Quando Obama è stato candidato per la prima volta agli Stati Uniti, Obama ha esplicitamente detto che guardava il modello dell'Europa come un modello anche per loro. Noi adesso vogliamo che questa Europa sia un'Europa diversa da quella che è stata finora, e per costruire un'Europa diversa da quella che è stata finora noi dobbiamo collocarci in una piattaforma, e questa piattaforma non deve essere una piattaforma per pochi, deve essere una piattaforma molto ambiziosa. Naturalmente chi non riesce a cogliere la complessità di questa scelta in qualche maniera preferisce le semplificazioni, questo mio discorso può sembrare ambiguo, può sembrare ambiguo quello di Vendola. Questo invece è proprio un punto di vista differente. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto di percorrere, invece che l'autostrada a quattro corsie,
abbiamo scelto di percorrere un sentiero. Abbiamo scelto di percorrere un sentiero stretto, l'abbiamo scelto secondo me con molto coraggio, perché ci vuole molto coraggio scegliere questo in questo momento, e l'abbiamo scelto con molta passione. Abbiamo scelto di percorrerlo in autonomia, e questa è un'altra grande sfida, perché noi non vogliamo andare da nessuno a elemosinare, ho usato Vendola, la parola che ha usato Vendola. Ora praticamente è chiaro che abbiamo scelto questa strada un po' strettina, e che sappiamo essere una strada in salita. Marco prima lo diceva molto bene. Però è evidente che ora, scelta questa strada, convinti che è quella giusta, convinti che sia stretta in salita, la dobbiamo percorrere. E quindi ora si tratta di ritornare, e siamo tornati nei nostri territori, di metterla in pratica, mettendoci tutta quanta la nostra energia e la nostra passione. Si diceva un tempo e ora tutti al lavoro e alla lotta, e quindi praticamente la consegna che facciamo a tutti quanti noi e a tutti quanti voi è ora al lavoro e alla lotta. E l'ultima cosa che volevo dire, perché altrimenti davvero si perde anche una parte della ricchezza di quello che è stato. Nei giorni in cui noi eravamo al congresso, ci sono state le famose teste di maiale che sono state recapitate a Roma. Nel giorno prima della giornata della memoria, è evidente che questo gesto è un gesto veramente, non so come dire, non riesco a trovare le parole, lo trovo bruciante, disgustoso. Non è un gesto per nulla politico, e naturalmente il Congresso Nazionale di SEL ha espresso la propria vicinanza alla comunità ebraica di Roma, a tutta la città di Roma, perché noi siamo convinti che questa è un'offesa a tutta la città di Roma, una città aperta. E però anche questo ordine del giorno che noi abbiamo approvato è un ordine del giorno che sicuramente è vicina agli ebrei e alle vittime della Shoah, ma è un ordine del giorno che si conclude: ogni giorno saremo impegnati contro ogni forma di razzismo ed ogni rigurgito negazionista. Questo significa che siamo a fianco di tutti quelli che subiscono degli atti razzisti. E in particolare il congresso di SEL ha espresso una reale vicinanza e un dolore profondo, perché secondo me c'è anche l'espressione di questo disagio personale che tutti quanti noi proviamo di fronte a chi in Italia, vicino a casa nostra, si cuce la bocca, come è successo già per la seconda volta in un CIE. Questa cosa per noi è inaccettabile, questa cosa parla alla pelle di tutti quanti e tutte quante noi, e ci dice che veramente se non abbiamo memoria non ci potrà essere un futuro. Ma è chiaro che la memoria che noi dobbiamo avere non è soltanto la memoria del passato, e giustamente Vendola ha citato Gramsci, ma ha citato anche Alex Langer, ha citato il pensiero delle femministe e ha citato tantissimi altri nostri maestri e maestre di strada. La memoria che noi dobbiamo avere non è una memoria nostalgica, è una memoria fertile, una memoria per costruire un futuro differente.